Vediamoci che c'è. Guardate che meraviglia la Sardegna. Strada nuova di Zecca. La domanda che sorge spontanea è: sarà a doppio senso o a monosenso? Che per risparmiare l'asfalto l'hanno fatta un po' strettina. Abbiamo risposto alla domanda che è doppio senso. Ah, appena sbarcati in Sardegna. Ci vuole proprio una bella San Martino. Ho recuperato anche un bellissimo tappino a Oschiri. Secondo me? Sì. Appena fatto benzina, siamo dalle parti di Oschiri e poi verso Tempio, proseguiremo per Alghero. Insomma, il pomeriggio è ancora abbastanza bello lungo. Beh, c'è da dire curvette croccanti, Mamma mia, mi prude fortissimo il naso. Porca merda, Tedescone, bruciante l'accelerazione Tedescone. E la Madonna. Vabbè, ok, fare urlare sotto Tedescone, però forse adesso è troppo, mi sta assordando. Mettiamogli una bella terzina. Boom. No, più bene in seconda. Boh. Grande, Fox allarga oltre la linea di mezzeria per sfruttare l'intera traiettoria. Paolino. Lo fa passare perché dopo un po' dietro diventa insopportabile. Questa bastarda stringeva di brutto. Non so come mai Andrea ha acceso la telecamera. Penso che lo scopriremo presto. Sì. Gli ero troppo attaccato al culo, ha detto. Adesso esco dalla curva e gli apro davanti. Esatto. Aperto, così. Io fumo, devo fumare. Dopo il sesso si fuma.
Il gruppo viaggia bello compatto e veloce. Questa è Nulvi, ragazzi, anzi la bretellina di Ploaghe, bellissima. Ultimi pezzi della strada per Nulvi e piove, ragazzi. Nulvi, ragazzi, i miei genitori sono nati qui tanti anni fa. Scusate, ma hanno detto che qua c'è una trattoria. C'è una trattoria qua, mi hanno detto. Si può mangiare in 10? Ah. Parcheggia, parcheggia. Abbiamo preso due gocce d'acqua. Giusto due. Avete visto? Non sono... No, sono due gocce d'acqua. Cosa vogliamo mangiare? Sono 45 minuti. Una bella pasta asciutta. Uè, influencer. Acciù. Rende l'idea di che diluvio ci stiamo ficcando, e mi sa che sta piovendo, ragazzi. Porco demonio, piove di brutto. L'abbiamo presa fortissimo. Ma scusa, più avanti mi sa che c'è un cavalcavia. Cavalcavia. Va bene, bravo. Vieni, sì. C'è un cavalcavia, vieni. Un cavalcavia. Che merda. C'era uno. E questo c'è, ragazzi. Purtroppo questo qui c'è. In un secondo sotto la doccia. Mi sembra molto. Godiamo di questo momento. Piove sui nostri volti silvani. Porco oggi e porco domani. Eh? Mi fai due etti di cotto? Che faccio? Lascio. Lascio. Quindi siamo a Ottana, che è famosa per il carnevale. Qua ci sono non per esclamazioni come dice qualcuno. Ottana! Abbiamo preso acqua da Nulvi e quindi abbiamo deciso di fare una cosa che normalmente non facciamo, che è quella di
tagliare e siamo in anticipo di quasi 4 ore sulla tabella di marcia. No, ma sei serio? No, scusa, dovevi berla come fare, dovevi berla come fa Miller. Come fa Ricciardo? Ricciardo. C'ho l'altro, c'ho l'altro. C'ho l'altro. Porco Dio. Oh. Ricordatevi che l'importante è portare la tuta antipioggia, poi perderla in nave. Ma come la persa? La parte sotto l'ha persa in nave. E quindi lì non è. Non... Come l'hai persa? Lì non c'è antipioggia. Mi deve essere caduta mentre portavo la borsa. Sono tornato indietro. Va bene, andiamo in hotel a fare un giro del lago.